Buongiorno, buongiorno e bentrovati con Mattino 6, edizione di mercoledì 12 ottobre 2016, pronti per sfogliare le pagine dei quotidiani locali e le prime pagine delle principali testate nazionali. Iniziamo subito andando a vedere quali sono le aperture dei quotidiani regionali, iniziando dalle quattro edizioni del Centro per poi passare al Messaggero Abruzzo e alla Città, il quotidiano della provincia di Teramo. Ecco il Centro edizione dell'Aquila, cancro alla pelle, 18 mesi per la visita. L'Aquila, liste d'attesa infinite in ospedale, scoppia la protesta. E sotto la testata, nel parco Sirente Velino, l'emergenza cinghiali è un tesoro per lo chef. La fotonotizia chiude lo storico negozio, crisi e degrado, meglio fare la commessa. Avezzano è la storia di Barbara Rubino. Poi i richiami di cronaca di spalla verso le comunali all'Aquila, sfida a 4 nel PD per la poltrona di Cialente. Avezzano, muore a 48 anni l'imprenditrice dell'informatica. A Tagliacozzo, rimosso l'amianto che minacciava i bimbi a scuola. E poi ancora, intossicati dai funghi regalati, genitori e figlia si fidano dell'amico e finiscono in ospedale. Il Buongiorno Abruzzo di Luigi Di Fonso, se scuola fa rima con chat e WhatsApp. Ancora con l'edizione di Chieti che andiamo a vedere, l'apertura di Marco, aggredito e ucciso, omicidio allo scalo, 9 accuse per Cipressi confermate dall'autopsia. Poi al Centro, progetto urbanistico firmato dalla madre, Menna va in procura, vasto, operazione trasparenza del sindaco. I richiami di spalla a Ortona, deposito GPL INO al progetto, sono 2000. A Chieti, stop al malcostume, rifiuti lasciati vicino ai bidoni, incivili multati. A Lanciano, società di calcio, la Virtus, IVA pagata tardi, assolto l'AD della Virtus. E poi ancora, si è attrezzato limite a 90, sicurezza, bassa velocità e segnali anti-ingresso, contromano. Prima pagina dell'edizione di Teramo, sbloccato il cantiere sul corso, ok dei sovrintendenti, si punta a liberare la strada entro novembre. Al Centro, l'ex presidente della regione Chiodi attacca, i PM di Pescara ce l'hanno con me, processo sui tetti di spesa nella sanità. E poi di spalla, ricostruzione, altri tre paesi entrano nel cratere sismico. A Giulianova l'appello, i vongolari senza sostegni, scompariremo. A Roseto, rivoluzione al comune per quanto riguarda staff e dirigenti. E poi in basso, Oliveri, chiesti 2 anni e 10 mesi all'imprenditore Giuliese, contestata la truffa ai danni dello Stato. E quindi la prima pagina che ora andiamo a vedere è quella di Pescara, malmenato e rapinato dentro casa, notte da incubo per il sindaco di Civitacquana, aggredito da 3 banditi. Anche in questo caso nell'edizione di Pescara c'è sempre l'ex presidente della regione Chiodi sull'inchiesta sui tetti di spesa nella sanità. E poi di spalla la Brioni, la casa di moda pennese, Oscia se ne va, grana stilisti alla Brioni. Il dragaggio mancato, porto insabbiato, le petroliere via da Pescara. E poi Libri in Centro chiude l'attività dopo 20 anni. Possiamo fermarci qui con le prime pagine del Centro. Andiamo ora a vedere la prima pagina del Messaggero Abruzzo. Sisma, via alla ricostruzione. Il governo approva il decreto finanziamenti anche per i danni alle seconde case. 8 comuni abruzzesi nel cratere, la rabbia dei sindaci esclusi che dicono faremo ricorso. Sotto la testata, Pescara, pasticcio Barusso, chiesto 1 milione agli ex vertici della provincia. Notte Rock di Purple, il mito si rinnova a Tortoreto. Sport, Pescara si ferma a buyback in dubbio per la Sampdoria. Poi
calcio di serie di nervitesi tra tifosi e dirigenza. La squadra si smarca, basket di A2, l'ala pivot Brandon Sherrod e il nuovo americano di Roseto, peraltro partita benissimo, con 2 vittorie su 2 in campionato. Continuiamo con la prima pagina di Spalla. L'inceneritore, l'Abruzzo cerca di smaltire i rifiuti in Molise, la regione si appella all'intesa per evitare il camino previsto da Roma. Poi la fotonotizia, vendono droga ai ragazzini, Parco Florida, SOS di una mamma. E poi al centro un colpo di estrema violenza. Così è stato sgozzato Fausto Chieti, l'autopsia sul musicista, oggi l'interrogatorio di Cipressi. E poi ancora in basso Francavilla, Lulù ritrovata, città in festa. Andiamo ora a vedere la prima pagina della città. Ecco qui, solo 5 comuni nel cratere. La regione replica alla protesta dei 7 sindaci teramani esclusi dalla lista per decreto legge. Sotto la testata, affitta la casa vacanze e ci resta con le figlie, imbrogliona seriale, in azione a Tortoreto Lido. Stati generali con i soldi per la mostra di Burri a Teramo, dirottati i finanziamenti della fondazione. Poi la fotonotizia al centro con questa foto con l'ex DS del Teramo Marcello Di Giuseppe e il presidente Luciano Campitelli. Campitelli shock, già riabilitato l'ex DS Di Giuseppe, mi fido solo di lui. E poi in basso Oliveri, chiesta condanna e confisca, truffa sui fondi europei, la requisitoria del PM. Di Spalla diversi richiami, intanto per la politica, Brucchi faccia i nomi di chi lo sta ricattando, questo appunto chiede Dodo Di Sabatino. E poi ancora Teramo, altre 48 ore di attesa sui lavori del corso. Martinsicuro al voto, il PD vaglia la candidatura di Micozzi. E poi ancora in basso, lutto nella musica, ultimo addio al papà di Cicirinella. E poi sempre per la musica, Castagna a Dubai per 2 ore, concerti con il tenore famosissimo José Carreras. Ora possiamo sfogliare le prime pagine delle principali testate nazionali, dopodiché torneremo alle testate locali per gli approfondimenti. E qui siamo sulla prima pagina del Corriere della Sera. Un clima di guerra in Russia, scorte alimentari, esercitazioni di civili e Putin salta l'incontro con Hollande. Tensione internazionale, il Cremlino invita i cittadini a prepararsi a uno scontro con l'Occidente. E poi ancora Padoan, una manovra da 24,5 miliardi, PD diviso, Renzi attacca, Bersani, io resto, confermata la crescita all'1%, ma rimangono i dubbi dell'ufficio di bilancio. E poi ancora sotto la testata, sempre per lo sport, l'allenatore dei rossoneri Montella, lavoro sulla fiducia, il mio Milan può solo migliorare. L'editoriale di Luciano Fontana, più razionalità, il sì, il no e i toni sbagliati, sempre in clima referendario. Di Spalla, le elezioni negli Stati Uniti, Trump va oltre i repubblicani, Clinton o me o l'apocalisse. E poi ancora la fotonotizia, io un'italiana per i Wiener, Speranza Scappucci dirigerà Cenerentola all'opera di Vienna. E poi ancora in basso, napoletani a scuola, Londra li scheda, questionari nelle classi inglesi e gallesi, l'ironia del nostro ambasciatore, uniti nel 1861. Avanti con la prima pagina di Repubblica, Renzi ai ribelli PD, se non vi fidate votate pure no. Bersani, via dal partito, serve l'esercito. Il premier Marino, via per buche e bus. Padoan, una manovra da 24,5 miliardi. E poi ancora la fotonotizia, immigrati, le cartoline dei ragazzi, legge ferma, dateci la cittadinanza, la campagna web della seconda generazione. Poi anche in questo caso si parla di elezioni negli Stati Uniti, Clinton, resto solo io contro Trump, altrimenti sarà l'apocalisse.
avanti ancora in basso, tempo di oligarchie e di chiarimenti, il dibattito. E poi ancora aerei, hai perso l'andata, il ritorno, ora è salvo, la vittoria dei viaggiatori. Titolo d'apertura del Fatto Quotidiano, il governo vuole nominare i prof come Mussolini, la rete degli accademici denuncia, era accaduto solo nel 1935 con il Regio Decreto voluto dal Duce, con la scusa dei baroni Renzi si sceglie 500 docenti senza concorso. Poi ancora in taglio medio, Milano indaga sul Sole 24 Ore, il mistero delle copie gonfiate, sul quotidiano di Confindustria mette gli occhi anche la Procura e il Fatto parla di resa dei conti. E poi la foto dell'assessore Paola Muraro a Roma, consulenze AMA per la Muraro, si prepara l'archiviazione, sfuma l'abuso d'ufficio per l'assessore. Avanti con il Messaggero, versione nazionale chiaramente, tagli e crescita, ecco la manovra, Padoan conferma il PIL 2017 all'1% e il deficit al 2%, scontro con l'ufficio di bilancio sulle stime, misure espansive per 22,5 miliardi e 3,1 per pensioni, PA e famiglie, pubblica amministrazione e famiglie, premi aziendali detassati. E poi ancora la fotonotizia, bombe sulla Siria, Putin rompe con Hollande, annullata in la visita a Parigi dopo le accuse francesi per Aleppo. E poi ancora Muraro, la procura verso la richiesta di rinvio a giudizio, l'assessore dal PM per i reati ambientali, archiviazione in vista per l'abuso d'ufficio. Poi ancora Libero, un boom della Madonnina, Milano e la Lombardia ai vertici europei, stando ai dati macroeconomici forniti da Confindustria, il capoluogo della regione si è così sviluppato di recente da non aver più nulla in comune con il resto del paese. Il segreto, basta lasciare lavorare i cittadini in pace. L'Italia invece è KO, lo Stato deve alle imprese 18 miliardi e il governo aumenterà le tasse. Poi al centro, fango su Berlusconi, video rubato all'Olgettina, è negro, mi fa schifo chi va con Balotelli. E poi ancora in basso, Cagnara senza senso su Rai 3, discorsi scemi sul referendum, quattro giornalisti interrogano Renzi, di servizio pubblico a Politics, Semprini nel pallone, sempre molto forti i titoli di Libero. E poi ora l'Unità, Bersani, non farò scissioni, intervista di Sergio Staino all'ex segretario del PD, il mio no, non ho alternative per ora, Renzi, i nostri iscritti ed elettori non ne possono più delle nostre divisioni. E poi il dramma delle spose bambine nel rapporto shock, nella giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, ogni 7 secondi una ragazza con meno di 15 anni si sposa, dati che sono stati appunto diffusi nelle ultime ore. Ancora scorriamo rapidamente la parte nazionale, pronta la manovra, qui siamo chiaramente sulla Stampa, pronta la manovra, sale a 24,5 miliardi, 4 miliardi a sviluppo e competitività, altrettanti per il sisma, IVA congelata anche nel 2018, intervista con Boeri, senza la riforma dell'INPS impossibile introdurre le novità nelle pensioni. Il Tempo, barelle troppo pesanti, le comiche in corsia, caos sulle lettighe delle ambulanze del Giubileo, arrivate in ritardo e se ripieghi sui mezzi privati allora il costo è di 1000 euro a chiamate. Poi referendum, guerra del no alla Sapienza, preside contro studenti difesi dal rettore. L'apertura del Mattino, pensioni e crescita, ecco i fondi, Padoan, PIL 2017 all'1%, ma è scontro con i tecnici, patto per Napoli, chiusa l'intesa. Il Manifesto, carte false, una riforma confusa e truffaldina ai al ricorso quesiti spot, si è aggiunto il carico da 90 dell'ex presidente della Consulta Unida che si rivolge al TAR e al Tribunale Civile sull'ingannevole sommatoria delle materie. Renzi su Rai 3 per la quotidiana overdose di propaganda. L'Avvenire, no all'utero in affitto, Europa con le donne, fronte trasversale, boccio il rapporto aperturista.
Avanti ancora con il Gazzettino, crescita, Padoan va allo scontro, braccio di ferro con l'ufficio di bilancio, il ministro conferma le stime, nel 2017 il PIL all'1%, e poi ancora la Gazzetta del Mezzogiorno, PD si fa presto a dire scissione, la minoranza frena sulla rottura, Boccia e Grassi, non ci saranno strappi, il professor Onida impugna il referendum, troppi temi in un'unica domanda. Poi chiudiamo con il Secolo XIX, manovra da 24,5 miliardi, scontro sulla crescita, Padoan in Parlamento conferma, PIL 2017 all'1%. E ora possiamo tornare all'approfondimento dei quotidiani regionali e ripartiamo dal centro che recita così a pagina 7, pagina dell'Abruzzo, il tema, il polo della moda. La Brioni è senza pace, dopo i tagli la grana stilista, finita l'era Mulan, la casa sartoriale di penne si era affidata a Oshii, ma anche l'australiano ha mollato e ora la di Flore ritorna al classico. Da qualche anno il calo nelle vendite ha costretto la proprietà a ridurre l'orario dei dipendenti e a programmare l'uscita di molti lavoratori. Il piano industriale presentato al Ministero dello Sviluppo prevede nel 2018 una crescita delle vendite di 7.000 capi l'anno, puntando sull'abito formale. Poi in basso, porto insabbiato, petroliere via da Pescara, le compagnie dirotteranno i carichi sugli scali di Ortona, Falconara e Civitavecchia. E poi autorità portuale, la Regione Lazio dice sì all'alleanza con l'Abruzzo. E poi ancora queste due pagine sul tema dei cinghiali, così l'emergenza diventa risorsa, il parco Sirente Velino cattura e commercializza gli animali in tavola dopo capillari controlli, una carne ricca di qualità. Ecco la ricetta dello chef Giampiero Cerasoli, ottimo alla cacciatora. Poi ancora la regione dà 50.000 euro per acquistare più gabbie, un esempio da esportare in altre aree protette nei centri urbani minacciati. Il direttore di Nino intrappola le femmine, così diminuisce la popolazione. E ora la pagina, o meglio le pagine di Pescara, le pagine della cronaca. Notte da incubo, banditi scatenati, picchiato e rapinato in casa il sindaco di Civitacquana. Costole rotte e lividi, ciarfella, erano in tre, sembrava arancia meccanica. Ancora le parole di Angelo Ciarfella, primo cittadino di Civitacquana. 20 minuti di terrore, ho cercato di reagire per i miei figli, mi sono saltati addosso in tre, alla fine hanno preso circa 100.000 euro di roba, scarpe comprese. E poi ancora il processo sui tetti di spesa, chiodi, io nel mirino dei PM di Pescara, l'ex presidente della regione attacca la procura, mi considerano un delinquente ma non ho fatto favori alla sanità privata. Il processo slitta al 30 novembre prossimo, attesa per la sentenza, per la prima sentenza del giudice. E noi andiamo ad ascoltare le dichiarazioni rilasciate ieri dall'ex governatore Gianni Chiodi. Guarda, io sono l'unico politico in Italia che ha a che fare col mondo della sanità privata e che la magistratura ha coinvolto non perché abbia favorito la sanità privata. E quindi mi accusano di violenza privata nei confronti delle cliniche private, di alcune cliniche private, mi accusano di aver favorito Villapini, che era in procedura, era del tribunale in quel momento, non è che era di una persona fisica, quindi era già fallita, quindi non si favorisce nessuno. Ho avuto continue azioni di disturbo sotto tanti punti di vista, compreso giudiziari, nel percorso di risanamento che abbiamo dovuto fare, anche di moralizzazione del sistema della sanità privata in Abruzzo, che era caratterizzata dall'assenza di contratti, nonostante che davi 200 milioni di euro ai privati, non c'erano i contratti, come la pubblica amministrazione che nei confronti di un fornitore non ha il contratto. Non c'erano controlli, non c'era niente, era un mondo selvaggio, molto più compromesso di quello delle regioni dove esisteva la malavita. Credo che la procura di Pescara abbia giocato un ruolo importante nella mia esperienza politica.
positivo, negativo, ovviamente è chiaramente negativo. Però vedo che in tanti altri casi, ho visto che già l'avevano fatto anche con D'Alfonso, l'avevano fatto con Venturoni, l'avevano fatto con altri, non mi sembra che i risultati poi siano stati col tempo dimostrati. Però insomma è stata una procura che è intervenuta spesso sulle questioni politiche, insomma, indirizzando in qualche modo, comunque condizionando. Ecco. Riprendiamo sul centro, operazione sicurezza, asse attrezzato il limite. Scende a 90, l'ANAS riduce ulteriormente la velocità massima consentita in arrivo, la segnaletica per evitare gli ingressi contromano. Appello degli studenti al nuovo assessore, siamo sempre a Pescara, bus gratis e più sicuri. Il collettivo studentesco presenta un dossier sulla mobilità civitarese, apprezzo le proposte ma sono arrivato oggi. E poi in taglio medio Blasioli disse sì alla poltrona di vice sindaco, retroscena del rimpasto. Il Presidente del Consiglio avrebbe ceduto l'incarico a Teodoro per la giunta. Avanti ancora, i pensionati pescaresi tagliano le spese per le cure mediche, allarme nel centro Trendevi del sindacato SPI-CGL, niente più soldi, un anziano su quattro rinuncia alla prevenzione. Poi in basso, centro per i malati di idrosadenite a Chieti, la dolorosa malattia della pelle colpisce l'1% della popolazione, stop ai viaggi della speranza. E poi, come abbiamo visto in prima pagina, chiude Libri in Centro, troppe vendite online dopo 18 anni, Via Milano, Forconi annuncia che punterà sulla libreria in stazione, bisogna invogliare i bambini a leggere, l'ebook non ne ho mai provato uno. Avanti ancora, le impronte inchiodano i due vandali della Michetti, Francavilla si stringe il cerchio sui responsabili dell'incendio nella scuola, decisive le orme delle scarpe da tennis lasciate sulla schiuma dell'estintore. Anche su questo fatto vediamo il servizio confezionato ieri dal TG6. È doloso l'incendio alla Michetti di Francavilla all'interno della scuola chiusa in questi giorni per lavori. Sono infatti state trovate tracce che fanno decisamente propendere per l'azione di qualche sconsiderato. Nel corso del sopralluogo i carabinieri della locale stazione hanno anche notato sul pavimento tracce recenti di impronte di scarpe. Per chi voleva creare danni alla struttura è stato poi semplice appiccare domenica notte il fuoco, considerando la grande quantità di carta presente nell'archivio. Sono stati alcuni testimoni, vedendo uscire del fumo dalle finestre del secondo piano, a lanciare l'allarme e permettere l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Chieti, che hanno domato il rogo in pochi minuti, evitando che le fiamme potessero coinvolgere gran parte della struttura. Il rogo ha interessato l'archivio e alcuni corridoi. I danni sono stati limitati. Si sarebbe trattato di una bravata di qualcuno che sapeva che, proprio per via dei lavori in corso in queste settimane, non sarebbe stato complicato entrare nel plesso scolastico. Le indagini sarebbero però già a buon punto per individuare gli autori del gesto. Una telecamera posta nei pressi della Michetti potrebbe infatti aver ripreso coloro che sono entrati per appiccare il fuoco. Il sindaco di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, ha stigmatizzato l'atto vandalico e invitato gli autori del gesto a costituirsi ai carabinieri, rammaricata per quanto accaduto anche la dirigente scolastica della Michetti, Daniela Bianco. Sempre sul centro, trasferito il neonato ferito nell'incidente, sarà curato ad Ancona il bimbo di 3 mesi coinvolto nello schianto in auto con la famiglia a Scafa. E poi le pagine di Montesilvano, via Ariosto, rimossa la montagna di rifiuti, blitz nelle palazzine dei senegalesi, portati via 20 quintali di immondizia, sequestrate auto e moto senza assicurazione. Poi ancora la città si apre agli Atenei, attesi 15.000 studenti, sempre a Montesilvano. Oggi e domani al Pala Congressi torna il Salone dell'Orientamento, in mostra i corsi di studi da intraprendere dopo il diploma in Italia e all'estero. Ancora alunni e genitori in corteo per la sicurezza a Penne, protesta dopo il trasferimento degli studenti dalla Giardini alla Paratone.
dottore, vogliamo sapere se tutto in regola. E poi un taglio medio, sgarbi a Caramanico per celebrare Dantino, il critico d'arte apre gli eventi per i 50 anni dalla morte dell'artista inaugurando la sua casa natale. E ora andiamo nelle pagine di Chieti, L'Aquila e Teramo, prima di congedarci per questa prima parte di Mattino 6. L'omicidio di Chieti Scalo, la superteste torna ad accusare Cipressi, interrogata in gran segreto dal PM, ora parla di aggressione, l'autopsia conferma Di Marco ucciso con un colpo violento, la donna sentita per ore in procura, spunta un tavolino su cui l'indagato avrebbe dato la bottigliata alla vittima. Poi ancora genitori, il caso in Valle Peligna, genitori e figli e figlia avvelenati dai funghi, si fidano del regalo di un amico e finiscono in ospedale dopo la cena. La direttrice dell'ARTA, diffidare dei fai da te. E poi a Teramo il processo, i fondi dell'Unione Europea, Oliveri, il PM chiede 2 anni e 10 mesi, cade l'associazione a delinquere per l'imprenditore ed ex vicepresidente del Pescara, resta in piedi la tentata truffa, prescrizione per tanti reati, la pubblica accusa, 1 anno e 4 mesi per il fratello Vincenzo e per Giuseppe Surdo, sono da assolvere gli altri 10 imputati. E noi ci fermiamo per questa prima parte di Mattino 6, quando ci ritroveremo ovviamente sfoglieremo il Messaggero e la Città, ora spazio alle previsioni meteo, poi la pubblicità, dopodiché ci ritroveremo per la seconda parte. Di nuovo buongiorno, è la seconda parte di Mattino 6 che riprende dal Messaggero Abruzzo, siamo sulle pagine della cronaca di Pescara, tenta di vendere droga a 3 ragazzini, una mamma denuncia, avvicinati da uno spacciatore a Parco Florida, 13 anni uno, 14 gli altri, l'assessore Di Pietro, vigili subito in campo, se serve chiamerò polizia e carabinieri, allarme Trend V, sempre più italiani in fila al nostro Help Center. Pescara è un polo di attrazione del disagio. Venerdì concerto di Persico per sostenere la struttura. Ancora nell'area metropolitana, svegliato e malmenato dai ladri, Arancia Meccanica, Civitacquano, un'intera famiglia in balia di 3 malviventi che con violenza si fanno aprire la cassaforte, erano particolarmente aggressivi, ha raccontato la vittima ai carabinieri, furti a raffica nella notte in tutta la zona Vestina. Pagine dell'Aquila, il PD alle prese con il nodo Lolli, Cialente pressa e pensa a una lista, vertice Democrat durato fino a notte, il vice di D'Alfonso vorrebbe sfilarsi, il ribelle Benedetti si alza dopo 3 ore e abbandona la riunione senza parlare, pronto un fronte tra socialisti e cattolici che potrebbe accogliere alcuni dei transfughi dell'Italia dei Valori. E poi ancora in basso, ASL battaglia sulle liste d'attesa, Giorgi della CISL attacca ma il manager Tordera si difende e spiega le criticità. Sempre all'Aquila, discarica abusiva all'aeroporto, in 6 rinviati a giudizio, 2 amministratori della Express, un dirigente comunale e 3 imprenditori devono rispondere di traffico illecito di rifiuti speciali. Il comune si è costituito parte civile, chiedono un risarcimento di 550.000 euro. E poi in Marsica, da Vezzano, Di Pangrazio, linciaggio contro di me, il sindaco spara 0 contro una parte dell'opposizione che non fa riferimento a problemi veri, città scippata, come vicepresidente del Lanci Abruzzo guida la rivolta dei primi cittadini contro le regole restrittive sugli appalti. Avanti ancora con le pagine di Chieti e Provincia, un colpo di violenza estrema, così è stato ucciso Fausto, l'autopsia conferma la ferita molto profonda alla gola, è compatibile con il coccio di bottiglia, sembra aggravarsi la posizione di Cipressi, oggi l'interrogatorio del fermato davanti al GIP, dall'esame eseguito dal medico legale Pietro Falco è emerso che il fendente ha reciso di netto i vasi del collo. In basso ancora le parole del sindaco Di Primio che difende la Movida ed elogia le forze dell'ordine.
E siamo a Lanciano, rifiuti abbandonati, le foto al forestale, la Ecolan che gestisce il servizio di raccolta consegnato alle guardie, oltre 1400 scatti catturati dai sensori in movimento. Il presidente Ranieri, adesso le istantanee verranno vagliate, si procederà con denunce e contravvenzioni fino a 600 euro. Anche l'Ortona è entrata in funzione, le macchinette, 20 cittadini stanati in poche ore. Poi ancora a Vasto, urbanistica, il sindaco porta le carte in procura, chiarezza, verità e trasparenza rispetto agli attacchi calunniosi verso di me e contro la mia famiglia, dice il primo cittadino Francesco Menna. Siamo a Teramo e provincia, corso, ambulanti no, abusivi sì, dalle bancarelle alle barricate, ribadito il divieto ai commercianti in regola di tornare nell'area cantiere, aumentano però i venditori con i carretti, bruchi, il problema c'è, difficile cacciarli. Fratelli d'Italia N sollecita al comune più controlli, la soprintendenza autorizza la ripresa dei lavori. E poi ancora in basso, ex Banca di Teramo, i soci fanno causa, l'annuncio di Arco Consumatori che sta curando l'azione legale nei confronti dei vecchi manager. Proseguiamo con Giulianova, ferito a scuola, la madre sporge denuncia, il compagno gli ha trafitto la guancia con la punta della matita, adesso il bambino di 6 anni ha paura di ritornare sui banchi. Nella querela ai carabinieri nessun riferimento all'amichetto, si accertino le responsabilità generali, saremo parte civile. Oggi la donna incontrerà la dirigente, problemi anche per un eventuale cambio di classe. E poi a Roseto, Matteo Marzotto lancia la volata della solidarietà, ieri in città la tappa di Bike Tour 2016 per finanziare la ricerca nazionale contro la fibrosi cistica. Poi torneremo sul Messaggero Abruzzo per le pagine dello sport, ora andiamo a sfogliare invece le pagine della città, il quotidiano della provincia di Teramo, e qui siamo a pagina 3, 8 comuni abruzzesi nel cratere sismico, Campi Civitella, Colledara, Fano, Pietracamela, Tossicia e Torricella restano fuori dalla lista. I comuni abruzzesi, eccoli qui, Campotosto, Capitignano, Montareale, Rocca Santa Maria, Valle Castellana, Cortiro, Crognaleto e Montorio. Appunto sono gli 8 comuni nel cratere. Il totale sarà di 4,5 miliardi già inseriti nella legge di stabilità. 3,5 saranno destinati per gli edifici privati, comprese le seconde case, e 1 invece servirà per gli edifici pubblici. E ora la cronaca a Teramo, cantiere corso, altri 2 giorni di suspense, amministrazione ottimista sulla ripresa e sui tempi, commercianti scettici in attesa delle prescrizioni, commercio spaccato, il gazebo resterà fino alla ripresa dei lavori, ma la linea del libraio Topitti diverge da quella di Confcommercio. Dal tavolo tecnico con le 2 soprintendenze al momento non è arrivata alcuna certezza sulla ripresa dei lavori ai reperti. Avanti ancora, ora la politica, Brucchi faccia i nomi di chi lo sta ricattando, il sibillino documento di Dodo Di Sabatino di Teramo, soprattutto rivolto al sindaco e agli alleati, c'è un ultimatum, basta raccontare la versione edulcorata della realtà, attualità molto diversa da quella che ci viene restituita, lo spauracchio, il sindaco la smetta di evocare il commissario e di dare inizio a una indecorosa deriva vittimistica, l'appello iniziasse a fare nomi e cognomi di chi avrebbe interesse a farlo cadere anziché sparare nel mucchio. Avanti ancora, Stati Generali a scapito della mostra di Burri, il finanziamento della Fondazione per il Maestro Contemporaneo dirottato sul progetto dell'assessore Chiarini. Cronazione, altri successi per l'Unité, il gruppo del professor Loi sta perfezionando le tecniche applicate alla biotecnologia. Avanti ancora, il centro ostaggio degli accattoni molesti, dopo il verde pubblico Fratelli d'Italia batte sull'ordinanza del sindaco largamente non rispettata.
L'addio a De Santi sulle note di Scapricciatiello. A San Berardo risuona la canzone popolare più amata dal fondatore dei Tequila e Montepulciano Band. Poi ancora Senarica ritorna capitale della Castagna. Nel fine settimana la tradizionale festa dedicata a Nunzit, il pregiato marrone di Crognaleto. Ora le pagine della provincia, fondi anche per i comuni fuori cratere. Giovanni Lolli, il vicepresidente della regione, risponde alle critiche dei 7 sindaci esclusi e assicura i finanziamenti per la ricostruzione. I territori non inclusi nel decreto potranno accedere ai finanziamenti attraverso il programma di sviluppo rurale, il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e il Fondo Sociale Europeo. E poi in basso, Quaresimale, rappresentante all'Assemblea dell'ANCI, il sindaco di Campli voterà per il nuovo presidente al congresso di Bari. Si impossessa, qui siamo a Tortoreto, si impossessa di una casa a fronte mare, truffatrice seriale versa solo la caparra e poi trasloca con le figlie. Recidiva, 55enne di Roseto, già nota per fatti analoghi, è entrata in casa ad agosto e non è più uscita. Poi in basso a Martinsicuro il PD vaglia la candidatura di Giancarlo Micozzi, ieri sera alla riunione del direttivo DEM per affrontare il tema delle elezioni del 2017. E poi ancora, torniamo a parlare di giudiziaria, Oliveri chiesta condanna e confisca, truffa sui fondi europei, ieri la requisitoria del PM per i fratelli imprenditori. Ecco le richieste, 1 anno e 4 mesi per il 60enne Vincenzo, 2 anni e 10 mesi per il 49enne Antonio, 1 anno e 4 mesi per Giuseppe Surdo. Avanti ancora a Silvi, esperti al lavoro per la Silvi del futuro, sarà firmata in settimana la convenzione con la facoltà di architettura, le prime tesi riguarderanno il villaggio del Fanciullo, la zona del Piomba e lo stato della viabilità cittadina. Andiamo ora con la pagina della cultura, come abbiamo visto anche in prima pagina, Castagna con José Carreras a Dubai, all'Opera House, 2 concerti col tenore spagnolo, pubblico in standing ovation. Arriviamo anche alle pagine dello sport, Campitelli riabbraccia Marcello Di Giuseppe, a distanza di 1 anno e 3 mesi il patron biancorosso sdogana il suo ex DS, mi fido solamente di lui. Il passato è passato, i giorni delle accuse all'ex direttore sportivo sembrano ormai definitivamente messi alle spalle. Il presidente ha ammesso che servirà un progetto per ritrovare i successi nel prossimo futuro. E poi sul fronte squadra, Jefferson di nuovo ok, l'attaccante brasiliano dopo lo stop di sabato nel riscaldamento sembra ristabilito e a disposizione per la gara interna di sabato pomeriggio a Venezia contro la squadra di Filippo Inzaghi. In Serie D il Pineto esonera Mazzalorso, al suo posto arriva Daniele Amauro. E possiamo fermarci qui con la città, riprendiamo con le pagine dello sport andando a vedere intanto se possibile la prima pagina della Gazzetta dello Sport, dopodiché passeremo anche al Centro e al Messaggero, prima pagina della Gazzetta che è dedicata al no di Paolo Maldini al Milan. Ecco qui si parla dello schiaffo di Maldini, ecco il titolo d'apertura, il capitano dice no al Milan perché il progetto non è vincente, i cinesi rispondono siamo dispiaciuti, si accorgerà presto che non è così. E poi sotto la testata un De Ber tira l'altro, l'Inter nel segno dei gemelli con Dogbia, Vale, Pogba, Ronald, mio fratello riuscirà a vincere lo scudetto, Frank, posso aprire un grande ciclo nerazzurro. E poi ancora Tris Dassi, Italia tutta gioventù con Paltrinieri, Tamberi e Detti, c'è stato un forum con i medagliati del nuoto e il saltatore. Siamo il paese che funziona tra sacrifici, sorrisi e social. Malagò spegne il sogno olimpico e lancia Milano alla Raggi, avrei proposto Renzo Piano, il capoluogo lombardo candidato
per la sessione CIO del 2019. Il commento di Umberto Zappelloni: ci siamo fatti male da soli. Ora possiamo andare effettivamente alle pagine dello sport dei quotidiani locali, ripartendo dal centro che propone questa intervista al grande ex di Sabato Prossimo, Luca Storreira, che tornerà all'Adriatico Cornacchia con la maglia della Sampdoria, quindi da avversario dopo essere stato tra i protagonisti dell'ultima promozione nella massima serie. Il ritorno dell'ex Torreira: grazie Pescara, sono diventato un uomo. Il centrocampista della Samp, Oddo, decisivo per la mia maturazione. Con il mister mi sento spesso, sa far giocare tranquilla la squadra, dà serenità al gruppo e con lui ogni allenamento diventa un divertimento. Sono stati 2 anni intensi, mi mancano il convitto, i ragazzi della primavera, la città, il trionfo di Trapani è stato il momento più bello in biancazzurro. Ed ecco il momento della vittoria, uno degli scatti nella notte post-Trapani con Campagnaro, proprio appunto nella notte della promozione. E poi ancora per il sul fronte formazione, Bajbek fermato da un virus, stasera il portiere Bizzarri all'Olimpico alla partita della pace del 2016, dunque per Bajbek restano dei dubbi circa il suo impiego da titolare contro la Sampdoria. Sampdoria che è l'ex squadra del 12° biancazzurro. Vincenzo Fiorillo: Fiorillo, la panchina sì, mi va un po' stretta, il portiere è di Genova ed è cresciuto nel club blucerchiato, sarà un sabato particolare. E allora noi andiamo ad ascoltare proprio le parole pronunciate ieri prima dell'allenamento, ieri doppia seduta, prima della seduta pomeridiana. Ecco le parole di Fiorillo. Beh sì, è una partita particolare perché è una società a cui devo tanto, perché sono cresciuto lì dall'età di 10 anni, quindi con la famiglia Garrone ho avuto più modo di lavorare, nel senso che la nuova gestione non ho mai avuto la possibilità di lavorarci, però è una società che porterò sempre nel mio cuore perché è la mia città natale, la città dove sono cresciuto fin da quando facevo i pulcini. Perciò è bello essere tornati nello stesso campionato col Pescara e poterli di nuovo affrontare. E vincemmo lo scudetto proprio a Chieti, qui vicino, giocando anche una partita a Ortona e un'altra a Francavilla, mi sembra. Erano bellissimi ricordi, infatti sono ricordi che porto dentro perché poi sono quelli che mi hanno fatto affacciare al professionismo. Ho fatto, sì, non tantissime presenze, ero molto giovane, potevo magari a volte sfruttare meglio qualche occasione, non avevo ancora una testa che mi dava una grossa mano, nonostante ora non è che sia vecchissimo, però devo essere sincero. Sono contento di lavorare con lui perché oltre ad essere un ottimo portiere, un'ottima persona, ho scoperto, e mi fa crescere anche lavorare con lui tutti i giorni, ci confrontiamo parecchio, come ho detto prima, l'obiettivo della squadra viene prima, uno prova a dare tutto in allenamento, se ci dovesse essere qualche occasione per provare appunto a mettere un mattoncino in questa salvezza, uno deve stare sempre pronto, che faccia 1 o 10 presenze, l'importante è farle bene. Sarà una partita importante per noi, ma allo stesso tempo una partita alla nostra portata, nel senso che è vero che abbiamo raccolto qualcosa in meno, ma è anche vero che noi siamo in linea con le squadre che lottano per la salvezza, anzi c'è qualche squadra che sta messa peggio di noi, quindi dobbiamo ogni tanto guardare anche il bicchiere mezzo pieno, perché quando vieni da un campionato di B da 2 anni dove sei sempre nelle posizioni alte, lotti per vincere, sei abituato a una mentalità diversa, scali dalla seconda, terza, quarta posizione, quando ti devi salvare purtroppo devi apprezzare anche il punticino, devi essere bravo a non cavalcare l'onda emotiva dell'opinione pubblica, di tutto, media, perché è una piazza comunque passionale, una piazza pesante, ma allo stesso tempo abbiamo dimostrato che stiamo lottando per quello che è il nostro obiettivo.
La Lega Pro sempre sul centro, Scipioni, Teramo, non firmo per il pari sabato a Venezia, il terzino, stiamo bene, ce la giocheremo a viso aperto, la San Benedettese vince il recupero e balza in vetta. Sempre per la Lega Pro, ecco il figlio d'arte Fabio Prosperi che viene promosso alla guida del Taranto, il figlio dell'ex giocatore del Pescara Edmondo Prosperi. E poi ancora Serie D, Pineto via a Mazzadorso, la panchina ad Amaulo, l'allenatore paga per i risultati negativi e tanti infortuni muscolari, il DG Giammarino, i problemi fisici dell'ultimo mese non possono essere un caso. C'è un altro cambio nel girone F di Serie D, altro cambio in panchina, Meco Monaco alla guida del Matelica, dunque un abruzzese alla guida della corazzata del girone, sconfitta domenica scorsa in casa dalla Vastese, prende il posto di Aldo Clementi. Il Chieti invece valuta Mingiano. E poi ancora per il calcio a 5, domenica il derby tra Pescara e Acque Sapone, Colini e Fuentes, il derby occasione per crescere, ricorso della Lazio, il Pescara rischia la sconfitta a tavolino, l'Acque Sapone al Pala Rigopiano con De Oliveira e Braga. E poi per il rugby di Serie A, al Fattorio, una sfida storica tutta aquilana tra ex e tanti amici, Palmisano, l'Aquila Gran Sasso sarà un incontro speciale. Vaggi, prevedo una partita dura ma corretta, ci rispettiamo. E poi in basso leggiamo anche Zeman in gara al Golf Club di Miglianico, oggi il prologo della Pro Am in vista del terzo Abruzzo Open, penultima tappa del circuito Alps Tour. Andiamo ora con il Messaggero, ripartiamo dal Pescara, anche in questo caso le dichiarazioni del portiere Vincenzo Fiorillo. Fiorillo, questione di cuore, il portiere ex Doriano, la Samp mi ha formato da ragazzo, ho giocato poco ma all'epoca non avevo la testa per farlo. Sabato una gara alla portata, centrare la salvezza è difficile ma non impossibile, per ora siamo in linea con le nostre avversarie. Poi un altro ex, un altro genovese come Francesco Zampano che non si dà pace, che rabbia non esserci. Zampano che sconterà la seconda delle due giornate di squalifica inflitte con la prova TV dopo i fatti di Genoa Pescara. Lega Pro Scipioni, si comincia a vedere il vero Teramo, intanto Carraro rischia di saltare la sfida di Venezia per il riacutizzarsi di un problema muscolare, e anche in questo caso andiamo ad ascoltare le dichiarazioni del difensore teramano Scipioni. No, il momento è positivo perché è venuto un allenatore nuovo con i suoi concetti, noi cerchiamo di applicarci e applicarli al massimo, fino adesso ancora non perdiamo, quindi siamo soddisfatti. Col 3-5-2 diciamo che abbiamo molta più superiorità a centrocampo, quindi i tre centrali dietro sono più coperti e sono liberi di palleggiare, poi si sentono più protetti perché sono appunto tre centrali. Con quel modulo io mi trovo bene, ma anche col 4-4-2 mi trovo bene. Non abbiamo iniziato benissimo, anzi, però noi siamo convinti che siamo forti, siamo una squadra molto forte, umile e di persone molto, molto applicate, e quindi siamo sicuri che ci tireremo fuori da questa situazione per cercare di ottenere minimi playoff. Io cerco sempre di dare il massimo quando sto in campo. Poi da luglio che mi porto dietro un problemino al tendine, ma non è una scusa, anzi, perché quando vado in campo cerco di dimenticare i dolori. Mo grazie ai dottori e ai fisioterapisti sto risolvendo questo problema e spero che possa raggiungere la mia condizione migliore al più presto possibile. Sì, vedendo la classifica sappiamo che affrontiamo una squadra fortissima con un allenatore che ha fatto la Serie A e ha giocato la Champions League, quindi gli stimoli vengono da soli. Poi noi dobbiamo essere bravi a fare quello che ci dirà il mister e a metterci del nostro sabato, perché sappiamo che loro sono molto forti, sarà una partita molto difficile e chi sbaglierà meno vincerà.
Andiamo a chiudere con l'ultima pagina dello sport del Messaggero Abruzzo, Serie D, Pepe, l'Aquila, abbiamo imboccato la strada giusta, Alfonso Pepe, difensore dell'Aquila Calcio. La carica di Prisco va stesa avanti così, il bomber, i gol importanti perché ci aiutano a vincere. E poi per il rugby, l'Aquila Gran Sasso è già febbre da derby, Maurizio Zaffieri, inizio ok, ma aspettiamo test più severi. Ansaldi contro il Benevento, si sono visti i miglioramenti. Domenica il campionato prevede il derby, neroverdi in testa, ma il pronostico è aperto. Calcio a 5, Lazio Pescara non omologata, i romani faranno ricorso. Basket di A2, l'ala pivot Brandon Sherrod completa l'organico di Roseto. E poi l'automobilismo, terzo posto per Cardarelli in Thailandia nel Super GT. Finiamo qui con la rassegna stampa, prima però di congedarci una notizia appena giunta in redazione, un'operazione dei NAS, due falsi dentisti in assenza di qualsiasi titolo accademico, seguivano pratiche ortodontiche sui pazienti, quanto hanno scoperto a Pescara i carabinieri del NAS del capoluogo adriatico. I due falsi dentisti sono stati denunciati per esercizio abusivo della professione odontoiatrica e l'ambulatorio in cui operavano è stato sottoposto a sequestro, così come attrezzature e strumentazioni. E poi anche ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo, i militari del NAS hanno individuato un ambulatorio odontoiatrico completamente abusivo all'interno di un appartamento. Era stato allestito un vero e proprio ambulatorio odontoiatrico, il tutto in assenza di qualsiasi requisito igienico, sanitario e strutturale. L'intero immobile è stato sottoposto a sequestro preventivo e il proprietario dell'immobile, l'odontoiatrico che operava nello studio, è stato denunciato alla Procura della Repubblica. Noi finiamo qui questa edizione di Mattino 6, vi ricordo gli appuntamenti con i nostri notiziari alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. Io ringrazio in regia Claudio Di Giacomo e ringrazio voi che ci avete seguito nel corso di questa mattinata. Buona giornata.